Eccoci qua, vai, siamo pronte. Ciao. Ciao amori miei belli, eccoci qua. Allora, oggi faccio una bella crostata senza uova, pasta frolla Interessante. senza uova. Ok, allora 500 grammi di farina, eccola qua, vedete? 00, ok. Poi 200 grammi di zucchero. Eccolo qua, e giriamo, ecco fatto. Poi mettiamo, questo è un limone non trattato grattugiato, ok? Eccolo qua, giriamo tutto. E qui 300 grammi di burro, ok? Allora, io questa ogni tanto la faccio ed è buonissima. Va bene? Allora, adesso iniziamo a impastare. Ecco qua. Schiacciate bene il burro che deve essere bello morbido, insomma, ecco, vedete? E qui tocca fare con le mani, Certo, Gilda Re è solo con le mani. in cucina, si Allora, lavora con le mani. vedete? Ecco, bello. 50 ml di acqua, ecco fatto, così aiuta per l'impasto, questo. Poi se ce la volete mettere, io ce la metto perché, ma vedete, mi dà modo di impastare E bene. certo, poi non essendoci le uova. Non essendoci le uova c'è meno, vabbè, però c'è un po' più di burro. Allora, poi io ci metto, questo è mezzo limone, vedete? Che ho spremuto e ce lo metto. Perché questa è una crostata al limone, va bene? Buonissima, raga. Ecco. E voilà. Poi se volete, invece dell'acqua, potete mettere pure un goccettino di latte, quello a piacere vostro, ma io l'acqua perché almeno vi è bella leggera. Ecco fatto, guardate come si impasta. Eccola qua, guardate che bella, Dai, che guardate impasto, che bella bellissimo, eh? pasta. Ecco, chi non mangia le uova può fare così. Guardate un po'. Cucù. Aspetta che gli famo l'occhietto, Ecco. gli famo il nasino e poi gli famo. Ecco qua, guardate un Ecco, tiè, un sorriso per tutti quanti po'. voi, eh? Ecco fatto, va bene? Girdarella nostra. Ecco qua, Ale, adesso la faccio riposare, una mezz'oretta. Ah, vi volevo dire una cosa perché io non ce l'ho messo. Se volete mettete un pizzico di sale anche, ok? Però io non ce l'ho messo. A Ciao, vostra scelta. riposo mezz'ora. Allora. Belli mia, allora nel frattempo che sta la pasta sta riposando, mi preparo la crema al limone. Che delizia. Allora, iniziamo. Allora, questo è 60 grammi di amido di mais. Eccolo qua. E lo mettiamo dentro. Vedete? Allora, qui invece sono 400 ml di acqua che vado a mettere piano piano, così sciogliamo l'amido di mais, eccolo qua. Lo sciogliamo, sennò dopo. 200 grammi di zucchero, eccolo qua. Allora, questo è succo di limone, eccolo qua, vedete? Sono 190 ml. Allora, adesso sul fuoco fino a che non si addensa, ci vorranno 10 minuti, sì e no. Io comunque qui ho messo 100 ml di acqua, che se mi dovesse servire ve lo dico, Va bene, cara? Ecco fatto. Guardatela. Non vede l'ora di fare sto dolcetto. Vedo, a me mi piace un sacco questo. Che reginella. Sempre. Guarda che roba qua.
Ah, pure al mercato mi dicevano che era regina, che vuoi? Ah, infatti nonna ti doveva chiamare Ginella a te. Invece Gintarella. Ti che profumo! Ecco, che hai messo? Ho messo una fialetta al limone, quella per dolci, questa qua, vedete? Che profumino! Cremina fatta, guardate che bella! Mamma, che spettacolo! Spengo e facciamo pregare. Cominciamo? Yes! E dai, va, dammo forma qua, va! Questo ha riposato, eh? Io ci ho tenuto un'oretta perché c'avevo un po' di cose da fare. Certo, poi qui a cremina che bodica fa, guardate un po' che spettacolo. Guardate che bella sta crema. Mamma mia, tiè. Bella, è naturale così, guardate, senza coloranti e niente. Mo che si è freddata, che meraviglia. Allora, dai, va. Dai, andiamo. E che ne so, dove te pare, andiamo in barca a vela. Allora. Ecco, cominciamo a dare forma alla base. Ecco fatto. Questa carta ce la devo lasciare perché almeno due pizzi, uno e due. Allora, ecco qua, Prendo il cucchiaio così mettiamo la cremina. Ecco qua. E adesso mettiamo la crema. Mamma mia. Al limone. Ma stava a sognare sta crostata. Questa è proprio buona. Quanto mi piace questa al limone, che buona. Ecco qua. Poi sta crema. Ecco qua. Ecco qua. Che delizia. Allora, queste sono due belle pesche. Tutte e due pesavano 5 etti, Allora ho messo 3 cucchiai di zucchero, mezzo bicchiere d'acqua e l'ho messo in padella e l'ho fatti un po' caramellare, ok? E adesso le vado a mettere qua. Ecco, vedete? Che te la tiè! Vedete che bella così, la dovete mettere. E adesso prepariamo le striscioline. Mamma va? Mia! Di dai, veri dai, daresti il mozzichetto pure così, eh? Guarda un po' che bella pasta frolla. Ecco, per chi è intollerante alle uova, va più che bene, Ecco fatto. Cominciamo con la prima strisciolina, Chi è? Ale, mi è rimasta un po' di pasta e allora ho fatto qualche cuoricino. Ecco. Mamma mia. Vedete quanto vi amo? Mamma mia. Lo vedete o no quanto vi amo? Lo vediamo, sì, Gintaretti, Guarda che crostatina, mamma mia. Eccola qua, ci mettiamo sti cuoricini. Bagno perché almeno così rimane attaccato il cuoricino, Che cos'è quella qua? Zucchero? Qua. Acqua normale. Acqua normale. Okay, ok. È giusto perché così rimane attaccato il cuoricino. È rimasta un po' di pasta, che famo? Che io poi presso a poco faccio quasi tutta occhio. Tutto fatto. Ecco. E vai che i cuoricini! Cuoricina nostra! Dai, matta! Matta! Ecco qua. Ecco. Ecco matta. Qua. Ecco qua. E pirighe? Ecco. Troppo bella! I cuori mi piacciono tanto, 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 tanto. E allora tanti cuoricini tutti per Gintarella, dai! Mi piace anche regalarvi i cuori, Non bella solo, Gintarella. Solo riceverli, pure regalarli. Donne, uomini, non c'è problema.
Cuori per tutti. Perché il cuore è il cuore. Il cuore è amore. Certo. Voi siete l'amore mia, ecco. Sei maschi, che femmine, sia femmine che maschi. E allora, ecco fatto. Vivi i cuori. Ah. Allora, delizia. A forno caldo a 180, adesso la metto dentro, metto il forno a 170 per 3/4 d'ora, forno ventilato il mio, però controllo sempre che ci vorrà un po' di meno, ci vorrà un po' di più, io questo non lo so, perché questa è bella tosta, guardate qua. È massiccia, va bene. Reginella nostra, dai. Vai! Mamma mia, ti è! Guardate che roba, raga! Che spettacolo! Troppo bella, Girdare! Mi piace? Che domande! Dopo ci mettiamo l'altro. Mo la tagliamo un pezzetto. Ecco qua, allora ancora è caldissima perché io l'ho tirata fuori in un quarto d'ora, perciò è calda, questa va tagliata fredda, deve essere fredda. Io mo per farvi vedere a voi, che spettacolo, però questa va tagliata fredda perché sì. Ancora diciamo la crema va proprio è sciolta, fatta fredda però, fredda. Ci tengo a farvela vedere, capito amori? Aspetta, tagliato bene, eccola qua, vedete? Mamma mia Gildare! Però fredda è più buona, perché la crema rimane un po' più intatta, capito? Che spettacolo, guardate un po' che meraviglia! Ecco qua! È una goduria, ecco, mamma mia. Ecco, da via l'ammozzichi subito qua, Girdare. Guarda un po'. Hai fatto un capolavoro. Buona, guardate, fatela perché è buonissima. Vi dico che è buona. Tiè, guarda un po', guarda che cremina. Ma la crema è proprio... Non vedo l'ora di assaggiarla, Gildare. Buona? È buona tutta. Mamma mia. Spettacolo. Ecco qua. Va bene, amori? Va bene che sì, Gildaretti, È calda però, Questa va mangiata fredda. Certo, fredda è più buona. Ah. Anche se pure calda, non è che è male, però no, scherzi a parte, fredda è proprio uno spettacolo vero. No, buona, di più, proprio buona buona. Vabbè, demo fa, demo sta a guardare a te che piano piano ta spizzichi tutta, Girdare. così. Questa la maglia faccio freddallata come mangio io. Buona. Va bene, amori? Io spero che vi piace, per chi non mangia le uova, chi non può, è intollerante, va bene questa, dai. Allora, amori miei, vi mando tanti baci belli dal cuore. E dalla cucina e di dalla Gilda. Di Gildarella. Gilda, va bene, dai. E fatela perché è uno spettacolo. Spettacolo. Ecco qua, per chi è allergico è perfetta, buona pure per me. Allora, e piatto ricco? Mecefico. Eccolo qua. Spettacolo. Bacio grande a tutti. Ciao. Sembra che sto mangiando un fiore. Un fiorellino fiore. Come te. Il sapore del fiore. Buone. Ciao amori miei. Buonissima, vado a assaggiarla. Bacio grande a tutti. Ciao!